Ce ne sono tantissime, migliaia e migliaia. Ma perché sono lì? Qual è la funzione? Guardate qui, abbiamo la Terra. La Terra ne abbiamo messi qualcuno, diciamo. In realtà ce ne sono molti, ma molti di più. E di grandezze anche diverse. E qual è la loro funzione? Noi oggi riusciamo a muoverci, ad avere il segnale, a guardare, a orientarci grazie a questi satelliti. Ma sapevate che in Italia, proprio nel nostro paese, c'è un luogo dove vengono costruiti questi satelliti e siamo veramente anche leader nel mondo? Giordano Verardi è proprio lì. Giordano! Fammi vedere dove Buongiorno, sei. Buongiorno Massimiliano. Sì, questa mattina sono in questo posto fantastico. Ed è un posto che ci hanno spoilerato, perché questo posto sarà aperto tra poco, alle 11:30. Si tratta del Space Park di San Mauro Torinese. È un posto dove da quest'anno si inizieranno a produrre satelliti in continuità. Si parlerà di 50 satelliti. Pensa che questo posto è stato creato in una struttura che fu creata dall'architetto Niemeyer, che era il famoso architetto che creò la città di Brasilia, ed era un architetto che amava coniugare la creatività con l'ingegneria, cosa che si fa qui, perché qui ogni anno vengono prodotti 50 satelliti. Abbiamo qui l'ingegnere Valerio Di Tana, che è il responsabile dei progetti dello Space Park. Allora, che cosa stiamo facendo? Vedo gli ingegneri che stanno lavorando proprio su un satellite. Sì, buongiorno, buongiorno Giordano e benvenuti nel nostro Space Park. Siamo nella camera pulita di Argotech, come vedete anche dal, diciamo, nostro vestiario, insomma, non è semplicissimo lavorare su satelliti. Come dicevi te, Giordano, qui in questo luogo produrremo più di 52 satelliti l'anno e lo faremo attraverso il personale, quindi ingegneri e anche operai spaziali. Peccato il segnale va e viene, proviamo a riconnetterci per capire perché. Intanto stiamo vedendo anche le immagini. Ah, la prima domanda che ci poniamo e mi pongo anche io: ma che servono tutti questi satelliti? Giro la domanda al nostro ospite qui, Amedeo Balbi, astrofisico, grazie, che tu studi proprio l'universo da sempre. Perché così tanti satelliti? Beh, i satelliti hanno varie funzioni, principalmente per telecomunicazioni, come stavamo ascoltando prima, e anche per osservare la Terra, ma in alcuni casi anche per fare ricerche spaziali, per guardare l'universo in alcuni casi, e quindi insomma hanno diverse funzioni, dipende appunto dal tipo di satellite. Ecco, quindi i satelliti sono differenti l'un l'altro, sì. Cambiano in base a che cosa? Cambiano in base alla strumentazione che hanno a bordo e alla funzione che devono svolgere. Se sono strumenti di osservazione terrestre, avranno degli strumenti per esempio fotografare la Terra ad alta risoluzione. Pensiamo per esempio a tutte le mappe che utilizziamo tutti i giorni sui telefonini, che hanno queste immagini anche ad alta risoluzione della Terra. Quelle sono tutte immagini satellitari. Guardate belle queste immagini. Però l'altra cosa che ci domandiamo, noi parliamo di spazzatura, di plastiche che dobbiamo raccogliere, pneumatici, via dicendo. Tutti quelli che sono in orbita, è spazzatura quindi dell'universo? Oppure ritorneranno in qualche modo sulla Terra, abbiamo la possibilità di poterli prendere? Beh, finché funzionano non è spazzatura. Ovviamente certo. A un certo punto, quando smettono la loro fase operativa, diventano quelli che vengono chiamati rifiuti spaziali. E questo è stato soprattutto in passato un problema un po' trascurato. Adesso siamo più consapevoli di questa cosa, quindi adesso ci sono, diciamo, delle procedure quando un satellite smette di funzionare, o per permettere il rientro sulla Terra e quindi la distruzione controllata in qualche modo del satellite, oppure in alcuni casi per parcheggiarli su orbite diverse dove danno meno fastidio. Però è sicuramente un problema che in futuro diventerà sempre più pressante, perché crescono sempre di più e il numero di satelliti che c'è attualmente in orbita intorno alla Terra supera ormai le 10.000 unità. Ma si 10.000 fanno... satelliti ci sono? Sì, e tra l'altro molti di questi sono stati lanciati solo negli ultimi anni. C'è Elon Musk che adesso in questo momento possiede oltre i 2/3. Dobbiamo dire che è riuscito a dare anche la possibilità di mettere in comunicazione popolazioni dove non c'è nessun tipo di segnale. E noi proprio con il documentario, tra l'altro, della RAI sul K2 abbiamo potuto utilizzare tramite l'aeronautica militare dei satelliti, in questo caso anche di Elon Musk, per avere le connessioni e fare anche delle dirette. Giordano Verardi, torno da te. Allora, speriamo che il segnale sia buono, perché non sapevamo, e siamo contenti di questa notizia che ci stai dando, del fatto che comunque
comunque siamo leader. E tra l'altro vedo anche qui dei satelliti che hanno i pannelli fotovoltaici, quindi significa che si auto alimentano grazie al sole. Sì, Massimiliano, questi sono satelliti che chiaramente vengono fatti in conformità al rispetto dell'ambiente, giusto? Esattamente, qua si parla, diciamo, in Argotech di sostenibilità non solo economica e finanziaria, chiaramente per poter sostenere i progetti e le persone che ci lavorano, tanti giovani, ma soprattutto sostenibilità ambientale. Si parlava prima dei detriti spaziali, una delle principali, diciamo, azioni che si possono, di correzione che si può fare, è quella chiaramente di rispettare gli standard rigorosi spaziali attraverso dei test, delle certificazioni che qui in Argotech noi facciamo su ogni singolo satellite. Dottor Di Tana, riusciamo a vedere qualcosa anche con Giordano? Non distruggere Giordano, però visto che oggi è l'inaugurazione. No, Massimiliano, il problema è che siamo in un posto molto, diciamo, schermato, per cui i movimenti sono limitati. Tra l'altro noi non possiamo muoverci perché basta un pelo. Ma quello che è vicino, quello è un pannello fotovoltaico, cos'è quello lì? No, questo è un satellite, satellite. E faccelo vedere bene. Esattamente, questo che vedete qui è un satellite per l'osservazione della Terra, quindi ha un grande telescopio che verrà utilizzato insieme ad altri satelliti, circa 30 nella costellazione, fino a 40, per poter dare delle informazioni cruciali alla protezione civile e in tempi rapidissimi. Non so se ricordate, sicuramente lo ricorderete, la tragedia della Marmolada che purtroppo ha impattato il nostro paese nel 2021, a luglio, poteva essere in qualche modo prevista andando a monitorare l'ambiente, il territorio e andando praticamente a fare tutta una serie di elaborazioni e processamento di immagini fatte real time dentro al satellite, quindi non diciamo a terra come succede adesso tradizionalmente, e dare immediatamente l'informazione alla protezione civile. Questo è lo scopo della costellazione che stiamo sviluppando in Argotech per l'osservazione della Terra. Massimiliano, scusami, ti volevo dire che qui oggi alle 11.30 questo luogo verrà inaugurato dal ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, perché è veramente un posto importante e tra l'altro la struttura è stata all'esterno aperta anche al pubblico, quindi le persone possono venire qui e apprendere l'importanza di questo tipo di strumentazione. Bravo Giordano che l'hai trovato, veramente complimenti. Una curiosità, ma come vengono mandati in orbita i satelliti? Servono dei razzi che da terra lanciano, riescono a superare la presa del campo gravitazionale. Ma un razzo, un satellite, oppure si possono anche fare dei lanci che portano più di un satellite. Dipende, ovviamente, questo dipende sempre dal tipo di satellite, dal peso, dalla massa, dalla conformazione. Grazie Giordano, grazie per il collegamento. Allora, veramente tantissimi auguri, iniziamo con questi 50 satelliti, poi chissà, veramente tanti auguri. Grazie a Amedeo Balbi per essere stato con